questa serata dedicata alla bellezza, all'eleganza, alla classe e alla creatività ha come sempre una sua protagonista, una sua padroncina di casa che è Heather Parisi. Buonasera a tutti. Mi stupisci, sei elegante. Per te portare Grazie. Un abito del genere è un'eccezione, perché sono pieno di fiori. Lo fai apposta per questa serata? Sì. Tu preferisci andare casual, vero? Non usare vestiti importanti? Dipende, qui stasera forse non è la prima volta che mi vesto così elegante, perché siamo insieme a tutti questi artisti numero uno del mondo. Invece normalmente dipende, posso vestirmi con i pantaloni del mercato del Pulce, sì, con una camicia di seta. Non dipende. So, se ti invitasse per esempio Gianni Agnelli, quale abito indosseresti per un invito così importante? A casa dell'avvocato? Sì. Oddio. Allora, dovrei andare con un vestito molto importante, elegante, sì, per fare simpatia a lui, no? Sì. Allora, elegante, stupendo, con colori gialli, rossi, viva la Roma! Lo fai arrabbiare, allora. Se invece ti invitasse Raffaella Carrara, stiamo nel campo televisivo. Se vado a casa di Raffaella, dovrei prima parlare con gli stilisti americani, perché lei ha preso un gusto americano, sta sempre in America, dovrei andare da lei all'americana. Tu che sei americana, vabbè. Aspetta però. Però? Adesso chiedo a lui. Dovresti andare a casa di Rambo, Stallone. Io. Come andresti? Lo spiezzo in due. Vabbè, puntate della moda, sigla. È già un successo questa signorina, questa Heather Parisi, quando fa le sue trasmissioni televisive ama lanciare delle sigle. Sigle che hanno incontrato sempre tanto successo, e alle sigle accompagna, come sta dicendo adesso, quasi sempre un gesto significativo. Sì. Questo non ha nessun significato, potrebbe anche averlo. Pensate quello che volete, come non me ne frega niente, non me ne importa niente, sono contento, può significare quello che volete. Sono importante, felice. Importante gustare questa sigla che si intitola Tele Blu, Heather Parisi.